Sì, sono abbastanza esperto di microfoni. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare, qui rimbomba un po', vediamo un po', ringraziare un po' di persone, a cominciare dal nostro presidente Mario Di Nolfi, anche Nicola Di Matteo e anche tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa festa della croce e di assemblea. Ecco, un grazie da parte mia. Voglio aggiungere un altro grazie però a tutti i colleghi del Piemonte, del PDF Piemonte, che hanno fatto con me un'esperienza straordinaria, che è stata quella di partecipare alle elezioni per la formazione del Consiglio regionale in Piemonte. È stata un'impresa con una grande scalata, dove veramente ci si è sacrificati l'uno con l'altro per raggiungere una meta. Siamo arrivati molto vicini alla sommità, però poi una coltre di nubi ci ha impedito di raggiungere la vetta. Però è stata un'esperienza veramente, diciamo, unitiva, capace di realizzare concretamente un po' quello che abbiamo sentito prima negli enunciati che sono maturati nei vari gruppi. Devo dire che un grazie anche al flusso di informazioni che giunge costantemente da Roma, soprattutto penso faccia capo a Mario, però so che attorno a lui ci sono anche altre persone, e senza queste informazioni sicuramente saremmo stati più poveri e non saremmo stati in grado di raggiungere i risultati che abbiamo comunque raggiunto. Tenete conto che in Piemonte, anche se non siamo riusciti a prendere un posto in consiglio regionale, abbiamo avuto una visibilità grandissima, abbiamo potuto dire nei luoghi dove siamo sempre stati esclusi le cose che più contano. Sono andato a parlare del reddito di maternità nel collegio, in una riunione organizzata al collegio degli architetti, degli ingegneri. Non immaginavano che, mentre gli altri parlavano delle solite cose, io puntassi il dito sulla denatalità e sulla soluzione della denatalità. E quindi, diciamo, questo ci ha veramente dato una visibilità grande, che non è stata sufficiente purtroppo, a causa, diciamo, della sordità e della polarizzazione dell'ambiente politico che c'è stato in questo periodo, per cui tutto è stato organizzato contro Salvini o per Salvini, e noi siamo rimasti schiacciati in questa polarizzazione. Devo dire che mi sarei aspettato anche un aiuto dalle associazioni cattoliche, perché nelle nostre liste c'erano dei membri di importanti associazioni cattoliche, Rinnovamento, Neocatecumenali, Focolarini, CL, eccetera, eccetera, tutti sordi, ciechi, polarizzati, come se avessero perso il cervello. In più c'era questo refrain di sottofondo del voto utile. E voilà, comunque... Non voglio dilungarmi perché non voglio togliere tempo ai colleghi, che sicuramente diranno delle cose più interessanti. Sicuramente abbiamo avuto veramente la possibilità di dire l'importanza di questo reddito di maternità. Io stesso all'inizio non era che fossi molto convinto, però era arrivata da Roma questa indicazione e piano piano ho dovuto trovare delle buone ragioni. Le ragioni sono cresciute come funghi, cioè io stesso non riuscivo a capacitarmi della bontà di questo provvedimento in nuce, poi naturalmente è stato portato a termine con la raccolta delle firme, però il dibattito, il contatto con le persone ci ha posto nella condizione di ragionare, imparare a rispondere adeguatamente a queste domande che ci venivano poste, perché così a prima vista sembra una cosa veramente fuori dal mondo, soprattutto dalle persone, dalle mamme che invece avevano una buona occupazione, un buono stipendio e magari avevano già dei figli. Questa cosa suonava come una cosa strana, invece veramente era il tema principale, anche se nella campagna elettorale il tema è stato l'immigrazione. No? Non solo l'immigrazione, ma soprattutto la commozione per queste persone che morivano annegate in mare. Per carità, ci commuoviamo anche noi, non ci commuoviamo e non si sono commossi, per esempio, quando io mettevo lì sotto il naso che ogni anno eliminiamo circa 100.000 figli nella pancia delle mamme, pure loro nell'acqua, come quegli altri, però nessuna lacrima per questo. E
Però pescando, cercando di trovare delle buone ragioni, mi sono accorto che la mia esperienza in campo educativo, perché per un po' mi sono occupato di educazione, di scuola libera, stamattina con piacere ho sentito parlare propriamente di scuola pubblica paritaria, scuola pubblica gestita dallo Stato, e anche più recentemente nei centri aiuto alla vita, dove ci si incontra con delle maternità terribili, mi sono reso conto che la maternità è proprio il motorino di avviamento di tutto quanto e ciò che ci permette di uscire da una crisi culturale e anche economica. Sembra strano, ma è proprio così. E chi è che mi ha spinto, per esempio, a fare il ragionamento che è stato accennato stamattina, che io ho proposto nel gruppo, e cioè che c'è anche una valenza economica straordinaria, un salesiano, perché andando a parlare in giro ho trovato questo salesiano che mi ha detto: ma guarda che c'è una grande convenienza ad avere i figli, perché i figli fanno incrementare il PIL, ma spiegami meglio. Allora lui mi ha spiegato che è vero che all'inizio c'è questo investimento di 200.000 euro, grosso modo, mal contato, 100.000 della famiglia, 100.000 da parte dello Stato per formare questi figli, però poi vanno a lavorare, questi lavorano. Se uno va a lavorare, il datore di lavoro tira fuori 25.000 euro all'anno, grosso modo. Se tu lo moltiplichi per 40 anni, viene fuori 1 milione di euro. Se poi prendo due informazioni di matematica finanziaria da mia moglie, questo milione diventa 2.400.000. Cioè, i figli, Walter, sono una ricchezza. Walter. Sì, sì. E alla fine ho 7 proposte secche, adesso ci arrivo abbastanza in fretta, quindi non mi dilungo su queste cifre perché il problema è noi siamo sempre convinti, servono su questo, sappiamo già bene, per incoraggiarvi, No, vi dico un'ultima cosa così un po' curiosa, che recentemente il Centro Cattolico di Bioetica di Torino, di cui io faccio parte insieme all'Ordine dei Medici, è partito uno studio sulla relazione bioetica pediatria. Dicevo, vabbè, ma questo ci interessa? Ci interessa sì, perché i primi dati, sapete che quali sono? I primi dati sono che questi figli che nascono stanno abbastanza bene, però quelli che stanno male, che sono in qualche modo classificabili come malati o comunque affetti da qualche patologia, sono patologie di ordine psichico o neurologico, hanno un problema di relazione. Non escono fuori da queste patologie perché non sono stati abbastanza con i genitori, con papà e con mamma. Usciranno dei dati concreti, però questo spinge di nuovo nella direzione della cura della famiglia. Mi avvio alla conclusione. Come PDF, secondo me, pensando ad uno sviluppo, è stato posto prima un po' il tema, e a mio parere dobbiamo essere pazienti, come è stato detto, giusto, ne aspettiamo i tempi, però dobbiamo reincontrare i vescovi che piano piano capiscano anche loro di che cosa stiamo parlando, e anche l'associazionismo cattolico, non avendo mezzi finanziari. Se avessimo mezzi finanziari io faccio eleggere anche il mio cane in Parlamento. Comunque, se noi abbiamo questa pazienza, secondo me riusciamo ad essere valorizzati per quello che siamo, e questa realtà, come già detto precedentemente, è veramente una realtà straordinaria, e ci dobbiamo proporre come partito alternativo agli altri partiti. Quello che io propongo è costituire un gruppo di contatto che aggreghi delle forze abbastanza simili alle nostre, in modo da evitare l'osservazione classica che ci viene soprattutto dal clero: ma siete tutti divisi, non contate niente. Ecco i diciamo punti concreti che raccolgono anche un po' le istanze dei colleghi, non tutti, a dire la verità, però qualcosa c'è. Allora, uno, il gruppo di contatto, fabbricare tra di noi, io sono disponibile se qualcuno pensa di impiegarmi, io sono disponibile a fare questo gruppo di contatto, agganciare quelli che diciamo somigliano, ci sono parenti ma vanno per conto loro. Poi proporrei di avviare una raccolta firme, non pago di quelle precedenti, per abrogare il pacchetto di morte civile ed economica, cioè reddito di cittadinanza, CIRINNA e DAT, fare un bel pacchetto, abrogazione di queste leggi come proposta naturalmente. Poi un'altra idea è quella di sollecitare i partiti che sono in Parlamento, provocandoli, a modificare l'articolo 2
della Costituzione, dicendo non solo rispetto dei diritti umani, no, intangibilità della vita umana, in modo da mettere in difficoltà la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale possiamo superarla solo modificando la Costituzione, oppure siamo nell'articolo 8 3, minuti però, eh. Sì, sì, oppure nell'articolo 3 cambiare la parola cittadini con figli, anche perché il figlio da un punto di vista genetico è all'inizio, capito? Secondo, sono solo 7 ma sono brevissimi. Una proposta di legge per la chiusura dei negozi la domenica e dopo le ore 21. Poi diffondere un modulo sul tema dell'eutanasia, in modo da dire, c'è il modulo per sbattezzarsi, non so se su internet, allora mettiamo il modulo per evitare l'eutanasia, ecco, un targato PDF. Poi la costituzione di un'associazione culturale per entrare ovunque dove il simbolo PDF non viene tanto digerito, invece un'associazione culturale, ma questa è un'idea non nuova, vecchia. E ecco, un'altra proposta invece potrebbe essere quella di fare noi, essere noi promotori, una proposta di legge che introduca un contenuto etico per tutti i beni che vengono prodotti, non so, la Nutella, c'è il rispetto della maternità alla Ferrero, diamogli dei 3 punti, che ne so, la Fiat non fa nulla, 1 punto, cosa, cioè, su ogni bene, bene prodotto un contenuto etico, Poi una riforma elettorale che tenga conto del numero dei figli, tante schede elettorali quanti sono i figli oltre la propria scheda. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ciao a tutti. Allora, io leggo perché l'ho preparata. Quando tu mi dici di interrompere, interrompo e vado immediatamente alle conclusioni, che sono 3 parole. Si sente? Si sente? Sì. Ok. Preliminarmente vi saluto fraternamente, come prima cosa, e non posso esimermi dal ripetere quanto in altre circostanze mi avrete sentito già dire, e cioè che ritengo il nostro movimento un dono della provvidenza. E la presenza di tanti uomini e donne impegnate strenuamente nel portarlo avanti è per me un vero e proprio miracolo. E io quando guardo i vostri volti ringrazio il Signore per dire: guarda, ci sono loro e in virtù della loro presenza ci sono anch'io. Infatti ogni qualvolta che mi capita di rendere dotti gli interlocutori del fatto che noi profondiamo tutto il nostro impegno materiale, culturale, professionale, non solo gratuitamente, ma rimettendoci anche economicamente, dovendo autofinanziare ogni nostra grande o piccola iniziativa, scorgo nei loro volti espressione di incredulità e di meraviglia, peraltro facilmente comprensibili, stante che nel contesto sociale materialista in cui viviamo, nessuno fa niente per niente, ricercando sempre una materiale contropartita. Forse ormai per ognuno di noi ciò viene dato per scontato e probabilmente non sempre ci rendiamo conto di essere all'interno, che essere all'interno del nostro movimento costituisce un grande privilegio, perché in nessun altro contesto politico esiste un clima di fraternità e solidarietà come nel nostro, ove i principi non negoziabili sono totalmente condivisi da ognuno di noi, diversamente da altre realtà politiche ove si parla di famiglia solo strumentalmente e di principi non disponibili neanche se ne parla perché non li conoscono neanche, e dove ci si sente a casa propria operando in piena libertà e autonomia, poiché ciascuno di noi non ha altro obiettivo che quello di far crescere il movimento in vista del perseguimento del bene comune. Ho voluto espressamente ribadire quanto sopra perché è di fondamentale importanza e da tenere sempre presente, specialmente quando per eventuali circostanze sfavorevoli, come elezioni, eccetera, dovessimo sentirci scoraggiati o giù di morale e tentati di ritirare i remi in barca o cambiare strada. Nessuna di tali scelte sarà migliore rispetto alla militanza pur faticosa nel popolo della famiglia. Grazie, ci avviamo alla conclusione.
Bisogna tuttavia nel contempo essere consapevoli che la militanza del popolo della famiglia non è una semplice passeggiata, ma è davvero configurabile come una vera e propria traversata nel deserto, poiché per promuovere e difendere i principi non negoziabili scaturenti dalla dottrina sociale della Chiesa, alla quale interamente ci speriamo, dovremo affrontare tutte le insidiose e pericolose intemperie e procelle che l'ideologia del pensiero unico neoliberista ci scaricherà addosso, con l'obiettivo non solo di farci male, ma persino di sopprimerci. Per il sistema del pensiero unico neoliberista, secondo cui tutto è merce, per questo sistema tutto è merce, tutto si compra e tutto si vende, l'unica divinità è il Dio mercato, che deve essere assolutamente libero ed autonomo, senza alcuna limitazione o vincolo. Da detto Dio mercato si sostiene, e lo stiamo vedendo, deriverebbe ogni giusta distribuzione della ricchezza, essendo esso solo il grande operatore economico e dovendosi astenere perfino lo Stato dall'intervenire nell'economia. Vengo alle conclusioni, salto tutto, faccio un salto enorme e dico, in conclusione, ritengo che il popolo della famiglia abbia nel suo DNA la promozione e la tutela dei principi non negoziabili, così come emergono dalla dottrina sociale della Chiesa, e questi occorre che persegua in via prioritaria, trovando in tale obiettivo valido ed esplicito supporto anche nelle disposizioni contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana, della nostra Costituzione, che è il più grande patrimonio che noi abbiamo, i cui principi fondamentali sono molto affini a quelli tipici della dottrina sociale della Chiesa. E finisco. Ritengo infine che per assicurare un migliore e competente servizio politico al prossimo, aderendo al disegno che Dio Padre ha su ciascuno di noi, occorre curare la propria formazione acquisendo un'adeguata conoscenza della dottrina sociale della Chiesa attraverso lo studio del compendio e delle encicliche sociali più importanti, perché si devono leggere e studiare anche le encicliche, per questo scaturisce molta verità. Degli elementi di base della macroeconomia della moneta, perché li dobbiamo conoscere, se no ci mettono in trappola e ci infinocchiano e ci ingannano. Conoscere la Costituzione, specialmente nei suoi principi fondamentali, e infine conoscere la genesi e lo sviluppo dell'Unione Europea e delle più importanti disposizioni dei trattati europei. Grazie. 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 Ringrazio per questa riunione, in particolare per i gruppi di lavoro, perché finalmente in questa sede nazionale abbiamo fatto uno scambio su tante idee, da un lato, dall'altro lato ci siamo conosciuti, quindi ringrazio per questo. In secondo luogo, e l'ho trovato recentemente, e lo ripeto, ho trovato un documento, un libro che dice, dal punto di vista sociale, ogni politica, economica, sociale, di sviluppo, deve essere improntata per prima a scelte etiche, ripeto, a scelte valoriali, a scelte etiche. Quella è la prima cosa e decide tutto il resto. Forse ve l'ho già detto, per le europee il 52% dichiarati cattolici non è andato a votare. La mia proposta presidenza è capire perché e qual è il messaggio specifico ai cattolici che non sono andati a votare, perché è importante votare. La Chiesa lo dice da secoli che bisogna andare a votare. Per senso di socialità. L'altro aspetto è, Pagnoncelli ha fatto sulle europee, ha detto 52% è andato a votare, 33% è andato a votare la Lega, e poi c'è una percentuale immensa fra PD e 5 Stelle. E la Chiesa ha sempre detto, non puoi votare qualcuno che è pro aborto, pro questo, pro quell'altro, e come fai a votare? Risposta, io ho la libertà di peccare. Dobbiamo trovare una comunicazione dove non parli di peccato, ma dici qualcosa che non va dal punto di vista antropologico. L'altra cosa, abbiamo parlato del nuovo umanesimo. In realtà non dobbiamo parlare del nuovo umanesimo, dobbiamo parlare del transumanesimo. E delle sfide nei prossimi 50 anni sono tremende dal punto di vista etico. Non ne parlo ora, dobbiamo tenere conto. Infine, io sono convinto del concetto del popolarismo. Convintissimo.
Ne sono stato convinto dagli anni 70 quando nasceva la nuova Europa, la prima volta. E la risposta è banale, ma costa caro. Si tratta di fare un'indagine statistica popolare di Ipsos una volta all'anno che dice quello che vuole il popolo italiano dal punto di vista politico. Grazie. Grazie, bravissimo. Buongiorno a tutti, io offro all'Assemblea il contributo dei tre circoli PDF della provincia di Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Alba e Canale. Qualche aspetto negativo, riteniamo inutile il piagnisteo sui social che tende a incolpare gli altri dei nostri insuccessi, se abbiamo preso pochi voti è colpa nostra e quindi dobbiamo cercare di impegnarci di più le prossime volte. Questo piagnisteo si fa spesso senza spirito alcuno di autocritica. Così come non ci pare utile il senso di superiorità morale e politica che sfocia spesso sui social in un atteggiamento integralista e poco propenso ad aprire ponti di discussione con gli altri. Applaudite pure se volete. Io sono solo un portavoce, no, portavoce non mi piace, comunque esprimo il parere di tanti nostri amici della provincia di Cuneo. Riteniamo ancora troppo poco utilizzato il passaparola ed il contatto personale per allargare il nostro consenso. Auspichiamo che sia fatto con un atteggiamento di correttezza, di umiltà, che sono caratteristiche tipiche di chi non si sente superiore agli altri, ma cerca veramente il confronto e il dialogo. Questo ovviamente documentando i nostri principi, i nostri ideali con chiarezza e rispetto per gli interlocutori, affascinandoli con la forza delle nostre idee, che sono tante, lo abbiamo visto anche in questi giorni. Questo atteggiamento, secondo noi, potrebbe creare più consenso nei nostri confronti in primis ed avere anche un effetto moltiplicatore. Lasciamo quindi da parte gli analisi sugli errori altrui, che è un esercizio semplice, anche a volte gratificante, ma inutile se non dannoso per noi. Concentriamoci su poche e chiare proposte credibili che il nazionale ci proporrà e andiamo avanti su quelle facendone la bandiera della nostra azione politica. Soprattutto non scimmiottiamo le idee degli altri partiti solo per cercare un apparente facile consenso. La nostra specificità deve manifestarsi nella bontà delle nostre idee e anche nel modo di proporle. Altrimenti saremmo solo la brutta copia della brutta politica di questi giorni. Vorremmo che il nostro partito fosse fortemente laico, ma laico come intendeva San Giovanni Paolo II quando ci invitava ad essere protagonisti e anche creatori in qualche modo di una nuova cultura umanistica. Lasciamo evidenziare il nostro riferimento religioso fondamentale a chi sa trattare l'argomento con intelligenza e lungimiranza, altrimenti rischiamo di dare l'impressione all'esterno di essere troppo clericalizzati e bigotti e quindi poco attrattivi. Questo ovviamente senza cadere nel laicismo che non ci appartiene assolutamente ed è quanto più di lontano dai nostri principi. Proposte concrete, oltre all'Assemblea nazionale, che auspicheremmo comunque più partecipata da tutti i dirigenti nazionali, riteniamo utile la creazione di una segreteria nazionale snella e operativa, composta da pochi dirigenti scelti insindacabilmente dal Presidente, tra le persone con maggiore esperienza politica o con specifiche competenze nei vari settori, col compito di delineare la linea politica ed elaborare priorità e proposte concrete da sottoporre a tutti noi. Ringraziamo il Presidente nazionale per aver con lungimiranza pensato al reddito di maternità, un'idea semplice e forte che ha caratterizzato il nostro impegno negli ultimi anni in tutte le tornate elettorali. È un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria, imitata da molti ma ovviamente solo a parole. È una proposta che ormai ci caratterizza e che non dobbiamo mai dimenticare, però, e questa è la proposta, l'ultima, dobbiamo affiancarle altri messaggi semplici ed altrettanto potenti che continuano a caratterizzare il nostro impegno quotidiano, l'abbiamo già sentito stamattina. Noi della provincia di Cuneo proponiamo di far seguire al reddito di maternità una campagna nazionale a favore del quoziente familiare, lo slogan è facile, più figli uguale meno tasse. Questa proposta accompagni tutte le prossime scadenze elettorali. È declinabile a tutti i livelli amministrativi, l'ha già detto anche Andrea, mi sembra, ieri sera. Tutti ne hanno parlato in questi 20 anni, ma mai nessuno ne ha dato seguito concreto. Lo possiamo fare noi perché siamo capaci, l'abbiamo già fatto con reddito di maternità. Può essere la fase 2 del nostro piano di rilancio della famiglia, a cui magari fare seguire nel tempo proposte sulla conciliazione dei tempi casa-lavoro e sul nuovo modello di welfare pro family. Vi ringrazio a nome dei nostri tre circoli della provincia di Cuneo. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Ciao, grazie. Allora, io avevo un discorso preparato, ma tanto vedo che poi alla fine ripetiamo
spesso tutti le stesse cose, quindi uscirei un po' dagli schemi, diventerei un po' antipolitico, un politico al contrario. Oserei dire, e oggi abbiamo avuto una bellissima incontro, che è importante nell'arte della negoziazione, non delle vendite, nella negoziazione, i negoziatori vogliono capire che cosa c'è dentro la testa del problema, no? Dell'uomo che sta tenendo in ostaggio delle persone. Quindi mi è venuta un'idea, no? Se tu comprendi, l'idea ce l'ha lui, no? Ma è questo lo schema, se tu comprendi che cosa lui ha bisogno e lo aiuti a realizzarlo, i vari sequestrati sono salvi. Nel mondo della politica è uguale. Se io comprendo qual è la necessità del pubblico a cui io mi rivolgo, dei voti che devo prendere, e riesco a dargli la formula per poterli realizzare, io questi voti probabilmente li porto a casa. Ma siccome sono corretto e scorretto politicamente, sono andato a cercarmi, parliamo tutti di massoneria, sta roba qua, no? Abbiamo dei nomi, Soros, mi sono andato a cercare questi signori qui, tutti, che cosa hanno come punti in comune. E ho scoperto che tutti hanno un decalogo, quasi un decalogo, no? E che lo seguono pedestremente. Io ve lo metto a conoscenza, poi magari lo possiamo usare politicamente. Allora, tutti, quando iniziano la giornata al mattino, si fanno un bigliettino di che cosa devono fare. Non so quanti di voi lo facciano. Ognuno di loro scrive esattamente sul foglio di carta in quella giornata che cosa deve fare. L'obbligo che loro si pongono alla fine della giornata è capire se quello che avevano scritto sono stati capaci di realizzarlo. Quindi nell'ambito dei circoli potrebbe essere anche molto interessante. Una seconda cosa che fanno è che non hanno paura di investire su di loro. Hanno il denaro, hanno la disponibilità, vogliono conoscere, vogliono apprendere. Questo è importante, perché più cose sai e meglio stai. Una cosa che loro hanno più o meno tutti in comune e che hanno questa formula: ognuno di noi diventa il 50% delle 5 persone che frequenta di più. Quindi significa che se io frequento 5 matematici, probabilmente a distanza di un certo periodo di tempo io diventerò un non mezzo matematico, ma entro nell'ottica di come ragiona un matematico, posso capirne le loro derivazioni, le logiche, queste cose qui. Quindi è una cosa interessante, non la lascerei da parte. Un'altra cosa che fanno, che questa probabilmente noi la facciamo tutti, è che loro investono moltissimo del proprio tempo nelle letture, leggono moltissimo. Warren Buffett, che ha 135 miliardi disponibili per ognuno di noi perché non sa chi darle, legge 500 pagine al giorno e dice che i suoi interessi arrivano direttamente come capitale investito da quello che lui sa. Elon Musk, il suo primo razzo l'ha fatto, lo dice lui, sui libri scolastici, ho quasi concluso. Per cui io credo che determinate cose siano importanti per noi come ragionare, no? Perché abbiamo parlato, abbiamo sentito questi tavoli di lavoro bellissimi, abbiamo sentito delle proposte straordinarie, ma dobbiamo dare seguito. Per dare seguito bisogna ragionare in termini diversi, in modi diversi, e possiamo così copiare anche qualcuno. Chiuderei con questa esortazione che avevamo fatto, l'abbiamo vista. Siamo realisti, realizziamo l'impossibile, abbiamo visto che si è realizzato l'impossibile, non l'abbiamo fatto noi, ma giallo verde, giallo rosso, hanno fatto tutto quello che volevano. Ce n'è una invece molto più recente, di un uomo straordinario ancora in vita, che è nascosto e che dice: finché vivo ho diritto di vivere. Questa diciamo, esortazione è di Benedetto XVI, e credo che dovremmo prenderla a nostro campione. Io vi porto i saluti anche dei circoli di Pinerolo e di Carmagnola, di cui sono vicepresidente, poi parlerà il collega, e concludo con una cosa molto semplice: vi voglio bene, andiamo avanti.